volta. Questo è un campo di terra sintetica. Di Alessandro Bagnato per la pubblicità sui canali social. A questo punto partiamo con la benedizione del... vediamo se ci sono un po' tutti, sì? Così cominciamo e partiamo con la benedizione di Don Gino Bortone. Arrivano gli altri ragazzi. Benedizione del nostro, del torneo, del quarto torneo Terre di Mezzo. Don Gino, buongiorno, benvenuto, le lascio la parola. Bene, procediamo con la benedizione nel ricordo di questo quarto torneo della Terra di Mezzo, nel ricordo di Marcella, Giovannino ed Alessandro. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Salga a te la nostra lode, o Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Dà sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero, ascoltando la nostra fiduciosa preghiera, perché questo quarto torneo della Terra di Mezzo, destinato ad attività ricreative, accresca il vigore delle membra e favorisca la serenità dell'anima di quanti vi giocano. Fa che tutti gli sportivi sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di violenza, promuovono la civiltà dell'amore per Cristo nostro Signore. Reviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Scenda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Buona giornata e tanti auguri. Grazie Don Gino. Allora io adesso vorrei passare la parola al nostro presidente, al presidente della SD Sanarica, Raffaele Angelo Piccioli. Ha due nomi il nostro presidente, giusto? Prego. Esatto. Innanzitutto buongiorno a tutti quanti. A nome dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Sanarica vi do il benvenuto a questa quarta edizione, che è giunta la quarta edizione ma abbiamo saltato un anno, come ben sapete, per la pandemia. Ringrazio soprattutto tutti gli atleti, tutti i dirigenti e gli allenatori di ogni squadra partecipante e soprattutto i genitori che mettono sempre a disposizione il loro tempo per i loro ragazzi. Voglio solo precisare una cosa, sarà una giornata di divertimento. E saranno premiate tutte le squadre partecipanti e tutti i ragazzi atleti che partecipano a queste partite, che sono solo non scontri importanti ma solo veramente sano divertimento. In particolare quest'anno abbiamo rivolto l'attenzione proprio all'attività di base, ai piccolini,
perché è anche giusto che torni la voglia di giocare e di confrontarsi con gli altri dopo due anni un po' particolari che abbiamo vissuto. E cosa fondamentale, anche il lato femminile del calcio, che sta prendendo sempre più piede. Finalmente si sta riscoprendo che il calcio non è solo maschile, prettamente maschile, ma ci sono tante, tantissime ragazze che si affacciano a questo sport. Un ringraziamento a tutte loro. E quest'anno abbiamo anche gli amici di Grottaglie, quindi è diventato un torneo regionale, non più provinciale. Quindi un ringraziamento alla Fortitudo Grottaglie, alla S Tricase, alla Scuola Calcio Fabrizio Miccoli di San Donato, alla Woman Lecce che sta ottenendo tantissimi risultati sia nel settore giovanile femminile che con la prima squadra in Serie C, ai nostri ragazzi della S di Sanarica, alla società con cui stiamo collaborando quest'anno per cercare di dare nuova linfa al territorio, la gloriosa ASD a Toma Maglie che esiste dal 1944. Spero di non aver dimenticato nessuno. Adesso inizieremo la cerimonia di apertura in modo da essere tutti in orario e far divertire soprattutto i ragazzi. Mi preme solo dirvi una cosa: nel corso dell'arco della giornata avrete la possibilità, qua vicino all'ingresso dei spogliatoi, di vedere il calendario delle partite in modo che sappiate gli orari. E come associazione abbiamo organizzato una piccola lotteria che sarà, i cui premi saranno estratti a fine serata, a fine pomeriggio durante la premiazione. Abbiamo ben 20 premi in palio offerti da tante esercizi commerciali della zona, a cui va il nostro più grande ringraziamento. Divertitevi tutti e in bocca al lupo. Allora, mister e relative squadre, avvicinatevi tutti alla panchina. I genitori rimangono invece sull'erbetta all'esterno del campo. Sì, a sera passiamo innanzi. Ringraziamo intanto gli sponsor ufficiali della SD Sanarica: Amagel, gelati e prodotti surgelati a Scorrano, Mobilart, lavorazioni in cartongesso di Maggio Gianluigi, Cantine Menir di Minervino di Lecce, Farmacia Dottori D'Alba e Negro a Sanarica.